Ragazzuoli, Hello. ci siamo. Siamo al finale di Final Fantasy 7. Lo godiamo tutto a velocità normale questo. E direi che è il momento per Cloud di equipaggiarsi l'ultimo weapon. E al posto dell'Edincott Imperial Graft. Ci siamo. Ultime scaramucce. Vediamo se riusciamo ad ammazzarlo questo adesso. Facciamo 6.000 di danno. Dovremmo riuscire a batterlo. Ultimo weapon che fa danni in base alla vita. Un coltello che ci ha mancato. Mila punti esperienza, 200 P. Andiamo. Questo posto lo abbiamo già visto. Ed eccoci qua. Andiamo avanti. Va bene, tutti quanti. Muoviamoci. Dannazione, di nuovo. Smettila di dirlo come un forsennato. Non puoi dire semplicemente andiamocene o qualcosa del genere. Ma andiamocene. Cosa? Guardate al loro numero. Danna, stanno venendo con tutte le loro forze. Cloud, tu vai per primo. Ok, vado da solo. Sta zitto. Non farà bene a nessuno se tutti restano qua. Beh, hai ragione. Prendi due di noi con te e vai per primo. I restanti ti raggiungeranno dopo. È un esercizio prima della battaglia finale? Sì, un esercizio maggiore. Ma a me va bene. Probabilmente è più divertente che incontrare Sephiroth laggiù. Questo potrebbe essere un bel momento da passare. Ciao Eli. Salutino ben accetto. Buona domenica, man. Stanno arrivando. Sono già al piano successivo al nostro. Ehi, Cloud, muoviti.
prendi le tue decisioni. Ho già preso tempo addietro le mie decisioni, siamo già pronti. Sì, finale. A più tardi. Sì, a dopo. Ci stiamo buttando nel dianupo per andare da Sefiat. Oh, i begli abomini. Che ci ha completamente mancato. Buon per noi. Codata. Ma siamo ben preparati. Doras Box. Nello spazio infinito. Question mark. Duemila danni, così, per dire a tutti quanti. Ce li accogliamo. Una curatina a tutti quanti. E andiamo avanti. Fanno modo di uccidersi con un suicidio che fa... Ma ha ammazzato Yuffie. Come ti permetti? Madonna, il morso fa una svagonata in mezzo di danno. Ti fa che fa il suplex a qualunque cosa possibile immaginabile. E riportiamo in vita Yuffie. E attacchiamo tutti quanti. Stavolta morto senza nessuna Pandora Hotbox. Morto come tutti gli altri mostri che muoiono e basta. E ad ogni piattaforma un nemico. Questo picchia abbastanza. Quanto di lui mi sa che mi spara un bel wall, almeno resisto un po' ai danni. Che posso provare anche uno stop su di lui se funziona. Almeno ci proteggiamo un po' dai suoi attacchi. Li dimezziamo praticamente. Poi anche lui mi sa c'ha barriera o qualcosa di simile, perché prende ben pochi danni. Ma ne prende comunque abbastanza. Gli Yuffie Tifa livellano.
al tuo nemico. Sempre lo stesso, stessa strategia. Vediamo se manca magia, è resistente a qualunque cosa. Andiamo con le botte di tifa. Mancato due volte la mossa finale. Un po' eccessivo l'Omni Slash contro di lui, ma ce l'abbiamo, dobbiamo usarlo. Laurin macellaio. Anche Cloud sale di livello. E via, altro nemico. Ah, mancato stavolta, eh. Ma anche Yuffie, che danni che fa Yuffie. Indecenti. Genova momento. Accurata, ce la prendiamo. Magic Plus si è evoluta. Allora, qua noi abbiamo una Magic Plus evoluta. Ma sì, stiamo bene così. Dove ci troviamo? Cosa? Genova? Sta arrivando! Eccola qua, Genova. Cloud, com'è mancata? E niente, impossibile colpire la prima Cloud.
Allora attacchiamo con un'ultima. E ci ripristina anche i punti mana. Genova, addio. E qua caschiamo. Nel flusso della vita. Ciao Eli, buon pranzetto. Grazie del luacchino. Luce. Una luce. E forse questa luce è Oli? Oh, dannazione, ragazzi. Barnett? Cosa? Quindi siamo di nuovo tutti assieme? Ah! Questo è il potere di Sephiroth. Il mio corpo. Non posso controllare il mio corpo. Le mie zampe. La mia coda si sta per staccare. Non è assolutamente buono. È troppo fuori la nostra portata. Io non lo so se posso continuare. Cloud. È là. Cloud? Oli, è laggiù. La materia Holy sta brillando. La preghiera di Eris sta brillando. Holy. Eris. Non è ancora finita. Non è ancora la fine. Vedi il party in due gruppi? What the fuck? Non era previsto questo.
non ho neanche la Spirit Lens, cavolo. Potremmo avere un problema. Ovvero quello di non avere abbastanza magie. Potrebbe essere veramente problematica la cosa. C'è un ristoro senza niente. Potremmo avere un grosso problema. Avanti, tutti quanti. Oh! Non perderemo. Yaris è laggiù. Tutti quanti sono qua giù. Cloud è con noi. Abbiamo ancora un sacco di cose da fare. Non mi arrenderò. Non solo Yaris. Oli è la preghiera dell'Avalanche. Di Marlene. E di Dine e di tutti quanti del pianeta. Le memorie di Yaris, le nostre memorie. Siamo giunti per raccontarti le nostre memorie. Avanti pianeta, mostraci le tue risposte e Sephiroth per sistemare tutto quanto. No, molto semplicemente non lo lasciamo morire proprio al party.
bizzarro è di oggi. Sei sicuro, eh? Poi ci spara uno slow. E io mi sparo un aste. Stigma. Ah, 670. Niente di eccessivo. Qualcosa è stato sconfitto. Non so bene cosa, chi, dove. Sta piegando un po' tutto. Ok, prima fase sconfitta, ovviamente non l'unica. Mancato. Cosa fai?
Andiamo con Bahamut. Supernova. Io spero una cura preventiva. Forme geometriche a caso. Chiamata da un altro cosmo. Pluto distrutto. Saturno disintegrato. Giove. Con un buco a ciambella. Madonna, il sole, Mercurio, Marte, sta arrivando su di noi. Siamo comunque sopravvissuti. Ci lancio un bel despell, eh? Bravo, sei fiamma. Allora, Wall vorrei metterlo nuovamente. Intanto un Neobamut te lo prendi. Thank you.
è anche un omni slash che schifo non fa. Tutto fermo. Sconfitto. Battuto. Ancora una volta con Lauda e il suo Omni Slash. Yes, indeed. Questo è tutto quello che possiamo fare. Aspetta, che ne è di Oli? Cosa succederà al pianeta? Quello io non lo so. E questo non è forse in mano al pianeta stesso. Hai ragione. Abbiamo fatto quello che potevamo fare. Bene, tutti quanti. Abbiamo fatto del nostro meglio. Ecco tutto. Andiamocene a casa, fieri. Cos'è successo? La sento. Cosa? È ancora qui. Ancora. Cloud? Sta ridendo. Cloud? Trasportato dove? È una materia quella? È la luna? Boh. Il duello finale? Testa a testa? Guarda che mi si sta riempiendo la limita. Il ghigno di Sephiroth. Sconfitto? Così?
Lusso della vita. Vedo di stare iniziando a capire cosa. La risposta dal pianeta, la terra promessa. Credo che la incontreremo laggiù. Sì, andiamo a incontrarla. Dove sono tutti quanti? Ehi! Sono felice, stiate tutti bene! Sembrano star bene anche loro. Ma cosa faremo adesso? Oli dovrebbe muoversi bre a breve. Questo significa che questo posto... Oh! La fortuna, le di fortuna. Non fallire su di me proprio adesso. Non abbandonarmi. È la Highwind. Eccola la Lady Fortuna. Andiamocene. Più o meno. Merda! Marlene, la ragazza dei fiori. Tutto in CGI. Che bello che è. Oh. Oh. Midgar non è messa benissimo, ma una luce splende nel cielo. Oh fuck. Oli non è abbastanza?
Aspetta un dannato minuto. Cosa sta accadendo, Midga? Non possiamo lasciare anche questo accada. Io ho fatto rifugiare tutti nei rifugi dei bassi fondi, ma da come sono messo adesso le cose... È troppo tardi, Paoli. Meteo si sta avvicinando al pianeta. Oli sta vivendo l'effetto opposto. Dimenticatevi di Midga. Dobbiamo preoccuparci del pianeta. E quello cos'è? Il flusso della vita. Cosa diavolo è quello? Livestream. Beh, credo abbia... Se non abbia detto diavolo hell in tutte le sue frasi, penso che non l'abbia mai detto. Sta arrivando. Kawaii, Marlene. Il pianeta sta rispondendo. La luce. La preghiera di Eärit. Così? Così su dei piedi? Sarà come i film Marvel, con la scena post-credit, come il 16. Sì, ma fammelo vedere, il pianeta che sopravvive, dammi una gioia una volta. Una sola volta, Final Fantasy, please.
Allora, è sicuramente un Final Fantasy della Madonna. Il più bello? Non lo so. Me ne mancano ancora. Mi manca ancora il 9 da giocare, che ne parlano tutti molto bene. Sicuramente uno che ha fatto la storia. Il primo tridimensionale. Cloud è un bel personaggio. Sephiroth è un cattivo dalla Madonna. I personaggi sono tutti ben scritti alla fine, perché ognuno ha i propri obiettivi e si ritrovano contro un nemico comune. La storia è bella. Cioè, il colpo di scena di Aeris, se non lo sapesse anche Murray, è veramente una bella mazzata. Eccolo che parte il main team di Final Fantasy. Il coro di Sephiroth addirittura nelle menzioni, sopra alto, alto, tenore e bassi. E hanno preso un'orchestra solo per fare il tema di Sephiroth. Anche quello è uno dei temi più iconici mai sentiti. E alla fine Sephiroth, anche senza il party scravato, full maxato, è stato preso a calci in culo. Come giusto che sia. Quando ancora non era Square Enix, ma Squaresoft. Adesso Final Fantasy 8. Ovviamente. L'8, quello che porto nel cuoricino. L'8 mi ricordo un po' le meccaniche, come funziona, mi ricordo i personaggi. Non mi ricordo niente della trama, praticamente. Sono un sacco curioso del 9. Il 9 ne sono un sacco curioso, perché quello proprio non ho mai visto niente. Ci stanno. Bentornato Eli. Grazie dei bittini, non dovevi. È arrivato proprio alla fine qui sui titoli di coda. Si è fiammato, ovviamente, battuto First Try. Ovviamente un paio di palle che ci ha ridotto in fin di vita un paio di volte. Però ce lo siamo portati a casa. Cinquecento anni dopo.
scopriamo se la Terra è sopravvissuta. Oh, Red, il Cosmo Canyon. Non è detto sia Red, 500 anni, sono tantini. Però c'ha la barba grigia. Oh, una Midgar tutta verdeggiante. Oh, sono le rovine di una Midgar. Che non è mai più stata ripopolata. Bam! Final Fantasy VII. I versi della savana sottofondo. Che gli vuoi dire a Final Fantasy VII? Niente. Vediamo lo special movie. Long ago, we looked upon a foreboding sky. The memory of the star that threatened all burns eternal in our hearts. Ah, lo special movie è quello della remake. In its wake came an age. È quello di presentazione del trailer della remake. Yet with each fond remembrance, we knew those encountered were not forgotten. That someday we would see them again. Perhaps it was no more than wishful thinking. Perché è stato presentato la remake? Tipo 2015 o giù di lì, 16, 15, 16, qualcosa del genere. The reunion at hand may bring joy, it may bring fear. E quando avevano fatto vedere il gameplay, era una tragedia. E il risultato finale è tipo veramente 10 volte meglio. At last, the promise has been made. Comunque hanno fatto veramente una remake, con la remake hanno fatto veramente la Madonna. Ragazzuoli. Andiamo in home page. Andiamo nei giochi. E mettiamo a scaricare il lotto. L'abbiamo qua pronto. Pronto per essere scaricato.